Mister Guido Di Fabio dà fiducia a 10 undicesimi della formazione scesa in campo contro il Monte Giorgio. Dal primo minuto rientra Stefano D'Egidio a fargli spazio, Rosario Di Ruocco. Tra i pali conferma per il classe 2002 Olivieri. Il matese, 12 risultati utili consecutivi e con gran voglia di continuare a stupire, arriva in terra abruzzese con un'assenza importante, ovvero del proprio bomber Luis Galesio. Al suo posto Felici, mentre sul settore di destra agisce il ghanese Adusa, arbitra Vito Guerra di Venosa. Il Castelnuovo, oggi il maglia verde, prova già dai primi minuti a fare la partita e si rende pericoloso al quarto minuto con D'Egidio, il quale impegna a terra Palombo. La sfera arriva a croce, ma la sua conclusione resta bassa, ma non inquadra lo specchio. Buon impatto del numero 7 di casa che poco più tardi semina il panico in area di rigore. La sfera arriva nuovamente all'ex giocatore del Chieti, ma la conclusione non si abbassa e termina la sua corsa sopra la trasversale. I campani provano ad agire di rimessa in questa prima fase di gara, ma anche loro devono accontentarsi di conclusioni dal limite dell'area, come al 21esimo quando ci prova Ricci, ma il tiro è parato da Olivieri in corner. Il caldo non gioca a favore dei 22 in campo e si vede dai ritmi lenti in fase di ripartenza. Comunque l'occasione più pericolosa della prima frazione la crea ancora il Castelnuovo con Stefano D'Egidio, che mira all'incrocio, ma è superlativa la risposta di Palombo. Poi Setola salva anche il corner per gli abruzzesi. Prima del 40esimo ancora formazione di casa con D'Egidio, che questa volta si traveste da uomo assist, ma sul secondo palo né Casimiri né Fagioli riescono a mettere in fondo al sacco la sfera. La ripresa si apre subito con una sostituzione tra le fila del matese. Entra Vodovipez al posto di Masi, ammonito nella prima frazione di gioco. Il Castelnuovo però fatica d'inizio ripresa in velocità. Allora il tecnico Di Fabio prova a dare la scossa inserendo Rosario Di Ruocco al posto di Manari. Per aspettare la prima occasione degna di nota però bisogna attendere il 20esimo ed è Adusa ad impegnare in corner Olivieri sugli sviluppi di una punizione di Barone. Due giri di lancette e i padroni di casa rispondono sempre dalla distanza con Croce, con Palombo, bravo a chiudere in due tempi. Ma al 27esimo cambia il parziale a favore degli ospiti. Lancellotti, neoentrato, rossa un pallone innocuo in area di rigore. Casimirri, nell'intento di spazzare in scivolata, indirizza la sfera nella propria porta, facendo scendere il gelo sul comunale di Castelnuovo. Mister Di Fabio le prova tutte nel finale, ma la reazione dei padroni di casa non arriva. Così al triplice fischio finale fa festa il matese, che allunga la propria striscia vincente a 13 risultati utili consecutivi e si candida così per un ampiazzamento finale nei playoff. Umore a posto in casa abruzzese, con il Castelnuovo che non vince da 3 turni e perde la terza posizione in classifica per mano della Cinzia Albalonga. Si tornerà a giocare l'11 aprile, quando i neroverdi faranno visita al Campobasso capolista. Non è che manca la lucidità, manca la cattiveria, perché agonistica in tutte le situazioni, cioè devono essere cattivi solo i difensori o i centrocampisti, no? Bisogna essere cattivi in tutte le cose che facciamo, e quando capitano delle palle gol da buttare dentro, come ci è successo oggi nel primo tempo soprattutto, dobbiamo avere la cattiveria di voler far gol. Forse quello che, l'unica cosa che ci è mancata oggi è quella, perché al cospetto di una squadra che viene da tanti risultati positivi, penso che oggi il Castelnuovo abbia fatto la partita per tutti i 90 minuti, non ha concesso a questa squadra un tiro, e adesso ci ritroviamo a leccarci le ferite, non sappiamo nemmeno come. Continua questa vostra striscia positiva e vi candidate adesso a tutti gli effetti anche per un posto nei playoff. Noi l'avevamo preparata così, perché sapevamo la forza dell'avversario, molto forte nelle ripartenze, ha giocatori che attaccano la profondità molto bene, gli esterni molto bravi nell'uno contro uno. Devo dire che non abbiamo approcciato benissimo, il primo quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo sbagliato qualcosa su cui avevamo lavorato, spesso il loro trequartista trovava troppo spazio, e cosa che noi avevamo preparato con le diagonali dei due centrali, cosa che non abbiamo fatto bene. Poi abbiamo preso le giuste misure e abbiamo sofferto non tantissimo, onestamente, perché grandissime occasioni non ne abbiamo subite. Poi volevamo ripartire negli spazi, sapevamo che qualcosa loro potevano concederci, perché giustamente venendo a giocare molto la nostra metà campo ci lasciavano un po' di spazio alle loro spalle, e in una di queste occasioni siamo andati in vantaggio e alla fine ci portiamo a casa 3 punti, sofferti, ma ci riportiamo a casa.